Buongiorno e ben ritrovati con il TG di Canale 81 Lazio. Vediamo le ultime notizie a partire dall'allerta meteo diramata ieri sera e valida anche per la giornata di oggi dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio. Ovviamente l'allerta meteo riguarda tutto il territorio della Regione Lazio. Come detto, dalla serata di ieri e per le successive 12-18 ore l'allerta è valida e sono previste sulla Regione precipitazioni da sparse e anche a carattere di rovescio o breve temporale con quantitativi da deboli a moderati. Sull'Italia in generale questo weekend è previsto il passaggio di una perturbazione ciclonica che si pensa possa flagellare la penisola. Ad aprile ieri mattina è stata scoperta la panchina rossa in Piazza Roma e ovviamente la scelta del giorno non è stata casuale, trattandosi dell'8 marzo e dunque di quello in cui ricorre la giornata internazionale della donna. Presenti per l'occasione il sindaco di Aprilia, Lanfranco Principi, e l'assessore ai servizi sociali, Veronica Napolitano. Sulla panchina è impresso anche il numero 1522, che è quello che serve per chiedere aiuto alle vittime di violenza e di stalking, ed è disponibile 24 ore su 24. Nella provincia di Viterbo nel 2023 sono state 10.178 le imprese femminili, un numero pari al 27,6% del totale del settore e una percentuale in rialzo dello 0,4% con un tasso di crescita doppio rispetto al più 0,2% della media generale. Ovviamente parliamo di aziende nate nel 2023 a guida femminile, è un dato questo in contrapposizione con quelli che si registrano nel Reatino, in cui risultano registrate 3.871 imprese femminili, pari al 26,2% del totale provinciale, quindi con un rallentamento del meno 0,4%. La stima dei dati è stato fatto dal Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Rieti e Viterbo. Il sindaco di Ceccano, Roberto Caligiore, è stato convocato a Coverciano nella Nazionale Italiana dei Sindaci. Nel Centro Federale Toscano ha partecipato al primo raduno nel quale decidere le attività della formazione per il 2024 e tracciare un bilancio di quanto fatto nel 2023. Lui, Caligiore, è stato un difensore centrale e ha giocato a calcio da ragazzo nei campionati dilettantistici in Sicilia, Calabria e Lazio, arrivando fino alla Serie C2 e quindi anche al professionismo. Nel 2023 invece la Nazionale dei Sindaci ha raccolto circa 30.000 euro donati in beneficenza. La formazione è stata anche campione d'Europa di categoria, sempre nel 2023. Per il calcio di Serie A invece alle 15 di oggi si giocherà Sassuolo-Frosinone, partita valida per la 28esima giornata del campionato di Serie A. Si tratterà di un altro scontro diretto per la salvezza per i sociari dopo quello della scorsa settimana contro il Lecce. Per questa sfida Di Francesco ha convocato 24 giocatori fuori caso per scelta tecnica. Vediamo così il TG di Canale 81 Lazio, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento ai prossimi notiziari.